Una sesta edizione che coniuga perfettamente i segni e i sogni del mondo contadino che dalle parti della provincia di Foggia ha radici profonde. Roseto Valfortore si prepara nel fine settimana del 20 e 21 luglio a vivere la festa del grano e degli antichi mestieri, ripercorrendo le tappe di un percorso che parte dalla semina per giungere al raccolto. Un evento finalizzato a promuovere il territorio locale attraverso prodotti tipici, stand, degustazioni, laboratori, spettacoli musicali e visite guidate. Una o due giorni di appuntamenti nel piccolo borgo dei Monti Dauni, utile a conoscere il momento più importante per gli agricoltori, quello della raccolta e trasformazione del grano. È proprio con la trasformazione in farina che poi si realizzano tanti prodotti da forno. Infatti, in occasione della festa del grano, Roseto potrà finalmente festeggiare la ripresa delle attività del suo antico forno a paglia, dal nome di un vecchio attrezzo che serviva per setacciare il grano, che potrà servire non solo la piccola comunità, anche i paesi limitrofi. La struttura sarà gestita da esperti in promozione turistica e gastronomica a livello internazionale. Stiamo lavorando per rendere funzionali e operative tutte le strutture esistenti nel nostro comune per offrire servizi anche ai turisti. Per questo, oltre a forno, che tornerà attivo già in occasione della festa del grano, finalmente sarà di nuovo aperto il B&B, che consentirà di aumentare la ricettività turistica, ha spiegato la sindaca di Roseto, Lucilla Parisi.